Greta Rossetti si difende dall'accusa di scappatelle, arrivata dall'ex fidanzato Sergio Dottavi, io non agisco così. Sergio invece. La loro è la seconda coppia scoppiata del Grande Fratello 2023-2024, dopo quella formata da Anita Olivieri ed Alessio Falsone. I quali, nonostante la rottura, hanno confermato di essere rimasti in buoni rapporti e di non nutrire rancore l'uno nei confronti dell'altra. Una situazione agli antipodi, invece, è quella che sta vedendo coinvolti Sergio Dottavi e Greta Rossetti. Che, fino a poche settimane fa, tra Instagram stories e scatti di coppia in cui apparivano più che affiatati, sembravano essere il ritratto della felicità. Qualcosa, ciò nonostante, si è rotto per sempre tra la modella, ex di Mirko Brunetti, e l'imprenditore. A confermarlo sono stati i messaggi che entrambi hanno fatto arrivare ai followers attraverso i rispettivi canali social. Dapprima è comparso quello di Dottavi. Seguito a ruota, a distanza di una manciata di minuti, da quello di Rossetti. I toni tra i due, come si intuisce leggendo le prime righe, sono dei più tesi. L'imprenditore, che parrebbe avercela, e non poco, con l'ex fidanzata, ha parlato addirittura di scappatelle di cui quest'ultima si sarebbe resa protagonista. Se sia stato o meno un tradimento a porre fine alla storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio Dottavi, ancora non si sa con precisione. Quel che è però certo, a giudicare dalle parole che l'imprenditore ha usato in una Instagram story, è che i rapporti tra i due siano parecchio tesi al momento. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Questa è una delle tante frasi ambigue che l'ex Geffino ha adoperato per motivare la rottura con Rossetti. Seguita da dichiarazioni di questo genere, credo che la mia immagine di gentleman sia servita a ripulire la sua. Accuse molto precise, quelle che l'imprenditore ha indirizzato all'ormai ex fidanzata. La quale, nel giro di qualche ora, ha ovviamente replicato a colpi di stories. Questa volta, però, il messaggio condiviso dalla modella con il pubblico è stato più stringato, nonché decisamente meno preciso, rispetto a quello dell'ex fidanzato. Quanto accaduto oggi preferisco, per il momento, tenerlo per me, ha esordito Rossetti nell'unica story dedicata all'argomento. Anche se, dal canto suo, l'ex di Mirko Brunetti non ha potuto evitare di difendersi dall'accusa che, velatamente, le ha fatto recapitare Dottavi. Ci tengo solo a precisare, ha aggiunto la giovane, che non ho tradito nessuno. E mai lo farei. Greta Rossetti, l'attacco all'ex Sergio Dottavi non si arresta qui, io, a differenza sua. Il modo in cui Greta Rossetti e Sergio Dottavi stanno approcciando alla chiusura del loro rapporto sembrerebbe essere agli antipodi. Mentre l'imprenditore, attraverso un lungo messaggio, si è sfogato, più che abbondantemente, circa i motivi che avrebbero portato alla rottura. La giovane si è rivelata molto più parsimoniosa. Ciò nonostante, anche a fronte delle parole che Dottavi le ha indirizzato, la modella non si è sottratta dal far arrivare all'ex una critica davvero pungente, non aggiungerò altro, perché io non sbaglio presa dalla rabbia. Un sottile riferimento al fatto che le parole dell'imprenditore, falsate dalla rabbia del momento, potrebbero non essere del tutto corrette?